Un danno enorme per il territorio, la chiusura dell'Unione dei Comuni, secondo il sindaco di Portoferraio, Roberto Peria, perché oltre a generare un problema per i lavoratori, lo genera anche per tutto il territorio albano, perché era l'unico ente comprensoriale che poteva gestire unitariamente alcune politiche fondamentali per il territorio, come agricoltura e foreste o la bonifica, che sarà gestita dal continente. Non essendo stata concessa la proroga, si avvia una procedura che tenderà a verificare se è stata attivata la gestione associata fondamentale. Dopodiché si può arrivare allo scioglimento. Uno dei problemi fondamentali che riguardano la chiusura dell'ente è la sua situazione debitoria, che invece non sembra preoccupare troppo il sindaco. Intanto, quando si parla di comuni vorrei capire perché non tutti abbiamo firmato il documento finale, perché se si fosse firmato in tutti, secondo me 99,99% saremmo riusciti a ottenere una proroga ulteriore per cercare poi di costruire il percorso di rilancio e di salvataggio dell'ente. Dal punto di vista dei cosiddetti debiti del settore idrico, intanto ad oggi non c'è un dato finanziario certo, ci sono debiti e ci sono crediti, perlomeno questo si intuisce dalle scritture contabili, da quel poco che abbiamo visto e che ci è stato trasmesso. Il Comune di Portoferraio, peraltro, nel 2009 ha definito una transazione con l'Unione dei Comuni relativa proprio ai debiti e crediti reciproci inerenti al settore idrico, quindi non mi ritengo particolarmente preoccupato, anche perché credo che se ci sono delle passività risalgano appunto alla gestione storica, della comunità montana. Secondo Peria, in questo modo si è scritta definitivamente la parola fine. Questa è la fine di un'esperienza comprensoriale e non ce ne saranno altre. Io non credo che nessuno riuscirà più a ricostruire un ente comprensoriale dell'Isola d'Elba. Ci saranno dei tentativi obbligatori, per certi versi, di costruire gestioni associate, perché con quello che sta avvenendo avanti a livello normativo, a livello centrale, i comuni ex montani sotto i 3.000 abitanti saranno obbligati a effettuare gestioni associate sulle gestioni fondamentali dei loro enti. Certamente a livello istituzionale poi dovremo fare una riflessione più approfondita, ma quello che è accaduto è molto grave, io lo ritengo veramente molto grave. Secondo me a questo punto la strada regia è quella del comune unico, non vedo altre soluzioni, non credo più a soluzioni pasticciate. A una semplificazione reale e concreta in cui l'Elba decide e si presenta in maniera unitaria, e questa semplificazione si chiama comune unico.